perché qui comincia a profilarsi una caratteristica dei tempi verbali di questa conclusione che ci dice molto sul significato complessivo del brano. Abbiamo una serie di imperfetti e una serie di passati remoti, poi un presente indicativo anche, che però lasciamo in disparte. Gli imperfetti si riferiscono tutti alla natura e al paese. I passati remoti si riferiscono tutti a Antonio. Ora, l'imperfetto è il tempo della malinconia, è il tempo che descrive una situazione passata da cui siamo separati. E quindi l'imperfetto è l'imperfetto mitico della natura, l'imperfetto dell'eterno ritorno di tutte le cose. Mentre il passato remoto è il tempo dell'azione puntuale, storica, dei gesti e dei movimenti di Ntoni che è strappato via dal contesto dove domina l'imperfetto, è strappato via dal contesto dove domina il tempo circolare, il tempo ciclico, il passato remoto che è il tempo di Ntoni. Ntoni non ha la visione del tempo di padron Ntoni, ha la visione moderna del tempo. Ntoni pensa che il tempo può portare addirittura alla rivoluzione, che il tempo può portare il benessere. Pensa che il tempo delle grandi città è diverso dal tempo di Trezza. Ha un'idea lineare del tempo che sconta qui alla fine. Ha l'idea del progresso, l'idea del... addirittura a un certo punto diventa rivoluzionario, no? Diventa un predicatore. Ha l'idea del tempo come redenzione. Mentre padron Ntoni ha l'idea del tempo come... come quello, le passere, che tutti gli inverni, tutte le primavere tornano a fare il nido allo stesso posto. C'è un'idea dell'eterno ritorno, della ripetizione. La natura dell'eterno ritorno di tutte le cose, qui c'è per l'ultima volta. E Verga dà, insieme al proprio personaggio, un addio proprio a questo universo,